appena è successa questa tragedia, il nostro amministratore delegato e il nostro direttore ci hanno chiesto se eravamo disponibili a venire a coadiuvare gli aiuti, sia con personale sia con attrezzature e mezzi. Ovviamente non abbiamo esitato un attimo, abbiamo fornito nel più breve tempo possibile una lista di personale volontario e una lista di mezzi e attrezzature che abbiamo subito passato ai colleghi di ERA. Io sono uno dei due colleghi di Acega SPS AMGA che è stato destinato in questa struttura che è il core della Regione Emilia-Romagna, cioè il centro di coordinamento operativo della protezione civile. Cosa facciamo qui all'interno? Qui all'interno stiamo coordinando a supporto della protezione civile tutti quanti gli aiuti in termini di personale, mezzi e attrezzature che stanno arrivando da tutta Italia. Intendo esercito, intendo marina, intendo altri gestori che ci stanno aiutando, intendo anche ditte terziste che abbiamo contattato direttamente. È un lavoro che è molto complesso perché dobbiamo giocare le nostre forze tra la cittadinanza che ha sempre bisogno di aiuto e l'amministrazione comunale che vuole risolvere determinate criticità. Le criticità maggiori sono ovviamente la parte di servizio idrico, quindi l'acquedotto, la fognatura, ma anche tutti quanti i rifiuti che sono sulle strade e la pulizia del fango nelle strade.